Sei sicuro di voler vendere da solo casa in questo periodo? Ciao, sono Leonardo Raso, agente immobiliare professionista che svolge la propria attività a Roma e provincia da oltre 20 anni. In questo video mi rivolgo a quei proprietari che hanno deciso di porre in vendita il proprio immobile privatamente, ossia senza agenzia immobiliare, e rivolgo loro la seguente domanda. Siete proprio sicuri che sia opportuno è facile procedere alla vendita del proprio immobile in questo particolare periodo storico? Ecco, la domanda non sorge così per caso, ma in realtà ha dei fondamenti molto radicati in quella che ormai è diventata la problematica principale della vendita di un immobile in Italia, ossia la problematica urbanistica. In realtà, soprattutto in una città come Roma, dove gli uffici preposti del comune rispondono con grande lentezza, si rischia molto spesso che il proprietario si ritrovi ad avere un acquirente che possa quindi versare dei soldi a titolo di caparra confirmatoria per un immobile e contemporaneamente non avere però tutta la documentazione pronta per poter comprare, per poter dimostrare che l'immobile è idoneo alla vendita e non abbia difetti. Difetti che, se poi vengono scoperti invece dall'acquirente dopo la compravendita, possono generare una richiesta di danni anche molto costosa, o addirittura può succedere che, se si scopre prima di arrivare al rogito notarile definitivo di compravendita, l'acquirente possa decidere di interrompere e di non voler più procedere con la compravendita, chiedendo il doppio della caparra versata fino a quel momento. E dall'altro lato, un altro problema può essere sulla provenienza, ossia su quegli atti di proprietà che giustificano il diritto di proprietà del venditore. Ecco, bisogna fare attenzione se ci sono alcuni titoli di proprietà che possono risultare problematici. Uno tra tutti è l'atto di donazione. Se è intervenuta una donazione e magari il donante nel frattempo è deceduto, ecco, questo può creare dei grossi problemi. Alcune banche, ad esempio, si rifiutano di dare il mutuo al richiedente, quindi all'acquirente, in presenza di donazioni. Allo stesso modo ci può essere, insomma, il problema che proprio l'acquirente, anche se volesse pagare in contanti senza mutuo, si troverebbe a dover eventualmente rinunciare alla vendita, perché la donazione è un atto che da un lato è irrevocabile, ma dall'altro lato è un atto che anticipa la successione. Quindi, se dall'eredità ci fosse qualche altro erede che fosse stato nel frattempo escluso dall'eredità, l'esempio di scuola classico è un figlio illegittimo nato fuori dal matrimonio, ecco che la normativa italiana prevede che addirittura l'immobile acquistato da un donatario, cioè da colui che lo ha ricevuto in donatario, potrebbe addirittura essere tolto al terzo acquirente per essere poi eventualmente riportato nella disponibilità dei coeredi, compreso il coerede che eventualmente è stato escluso. Diciamo, è una normativa molto complessa che fa capire come sempre di più, se la colleghiamo anche con la questione degli aspetti urbanistici, oggi far da soli significa fare un po', essere un po' dei kamikaze, cioè cercare di arrivare all'obiettivo finale, che è quello di prendere quanti più soldi possibili dalla vendita del proprio immobile, ma spesso tralasciando aspetti fondamentali che possono invece generare dei grossi problemi. Allo stesso modo, la problematica può interessare il venditore privato che si trova comunque a gestire la vendita totalmente in maniera impreparata per quello che è il confronto con gli acquirenti. Spesso gli acquirenti non hanno pietà né nel fare i commenti né nel fare obiezioni se il prezzo è troppo alto o se ci sono degli aspetti che non gradiscono. Ecco, un proprietario che non riesce a
padroneggiare l'arte della negoziazione, si può trovare davanti un acquirente molto interessato a comprare, pronto con i soldi da investire, ma che lo perde magari perché la sua reazione rispetto a una, magari a un commento fatto su una particolarità dell'immobile, porta la trattativa a un livello di quasi litigio, di comunque di alta tensione, e le persone non gradiscono mai fare affari con chi si è in tensione, ma preferiscono fare affari con chi insomma si riesce a instaurare empatia o quantomeno diciamo un rapporto di cordialità. Quindi consiglio, se proprio hai intenzione di applicare il fai da te, è quello di fare molta attenzione a questi aspetti. Quindi innanzitutto una ricerca di tutta la documentazione urbanistica, una ricerca di tutta la documentazione sulla proprietà, anche sulle proprietà pregresse, perché se hai per esempio ricevuto l'immobile per diritto di successione, ma colui che è deceduto lo aveva ricevuto a sua volta l'immobile per donazione, è bene anche andare a ricercare anche gli atti di proprietà precedenti e fare una particolare attenzione anche a come si fa a trovare l'immobile in termini di ordine e di diciamo preparazione degli ambienti per le visite, e anche riuscire a mantenere il sangue freddo quando arriva un cliente interessato che però magari ha quella voglia di polemizzare su alcuni aspetti, con l'obiettivo principale che è quello di abbassare il prezzo. Se questo video ti è piaciuto, puoi mettere un bel clic sulla campanella e ti puoi iscrivere al canale in modo da essere informato quando pubblicheremo dei nuovi video. In ogni caso ti auguro buona vendita e ti auguro soprattutto di fare molta attenzione con il fai da te. Da Leonardo Raso, buona vendita, ciao, alla prossima!